Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti, buongiorno a tutti quanti. Siamo di nuovo insieme per un nuovo, speriamo, breve video. Breve, non lo so, vabbè, vedremo. Allora, questo è un nuovo tipo di video. Penso che lo chiamerò video trailer. O magari lo metteremo come categoria play trailer. Perché? Perché adesso vi mostrerò un trailer di, nello specifico, un anime. E, tutti quanti ovviamente lo conoscete, però è un nuovo rilascio di una nuova stagione. E quindi mi faceva piacere mostrarvelo, ma sicuramente l'avete già visto tutti quanti. Però magari per chi non l'ha visto ve lo mostro io adesso. E che dire, adesso andrò nel silenzio, vi mostrerò il video e una volta mostrato il video darò una sorta di prime impressioni velocemente su quello che verrà mostrato praticamente nel video. Ok, alziamo quindi un pochino il volume così si sentirà bene sicuramente il video. Aumentiamo leggermente la luminosità e si parte. Kimito de atta. Kono sekai ga eranda genjitsu to erande wa ikenai mirai. エンディングテーマ、エイム、アイウィッシュ。2015年
8月1日デジモンアドベンチャーフェス開催決定。Ok, video terminato, benissimo, velocemente una panoramica, ormai penso che avete capito tutti quanti che ci riferiamo a una nuova serie dei Digimon. Interessante notare come, scusate ma sto un po' impiccato con la gola, dicevo, è interessante notare come siano tornati finalmente i vecchi personaggi. Dopo non mi ricordo nemmeno quante serie ormai siano uscite, ritroviamo finalmente i vecchi personaggi. È interessante vedere come siano cresciuti e soprattutto lo stile del disegno come si è cambiato. Veramente mi piace molto, a parte alcuni personaggi che sono un po' orribili a vederli, però mi piace tanto questo tratto molto più umano, quindi con degli occhi di dimensioni normali, se così possiamo dire. Anzi, oserei dire con dei tratti somatici orientali. Perché? Perché comunque i giapponesi considerano, cioè loro fanno gli anime e varie, diciamo, produzioni, le fanno sulla base che sono loro stessi, quindi magari loro stessi a farle, quindi ecco, che ne so, che succedono in Giappone, comunque nei loro paesi. Quindi è giusto che i personaggi abbiano dei tratti più orientali piuttosto che vabbè, i classici personaggi che si vedono in giro con degli occhi giganteschi, quando loro in realtà non li hanno così. Comunque, vabbè, è una bella trovata. Vedremo magari come si svilupperà più avanti, se sarà veramente interessante come penso io. Bello notare invece come i tratti dei Digimon siano, o almeno così da una prima impressione, sembrino gli stessi, se non addirittura migliori. Ho notato un leggero cambiamento nel design di Greymon qui in questa scena. Potete vedere che ha delle braccia con dei polsi massicci veramente impressionanti e soprattutto molto più lunghi del normale, quando lui di solito ha le braccia corte e i polsi molto fini. Vabbè, sarà una rivisitazione, non lo so, vedremo come si svilupperà magari nel corso della serie. Interessante notare come compaia Omnimon o Omegamon in giapponese in coppia con questo altro Digimon, diremo di metallo scuro. Il nome non me lo ricordo, devo essere sincero, ma per chi segue i Digimon e è appassionato di queste serie, uno degli ultimi film trattava proprio la vita di un Digimon particolare, una sorta di dinosauro peloso viola con un triangolo rosso in testa. Bene, questa è la Mega, se non l'evoluzione addirittura superiore a Mega, di quel tipo di Digimon. Lui, insieme ad Omegamon e insieme ad altri che non ricordo nemmeno il nome, fanno parte di un congresso particolare, una sorta di cavalieri protettori del mondo digitale. Non so perché si stanno scontrando qui, vabbè, ci sarà sicuramente un motivo. Qui vediamo l'intestazione della nuova serie, si chiamerà Digimon Adventure 3. Vabbè, diciamo ci sta, perché comunque in realtà solamente due serie sono state chiamate Digimon Adventure, la prima e la seconda, le altre sono state tutte quante Digimon Tamer, la terza Digimon... oddio, non mi ricordo. Mi viene in mente Saver, però Digimon Saver è una delle ultimissime serie e a mio avviso faceva anche abbastanza pena. Vabbè, queste poi sono fatti personali, cioè ognuno la pensa come vuole. Ok, quello che qui abbiamo notato in alcuni numeri che vengono mostrati è che la nuova serie potrebbe uscire tra novembre e agosto. Perché ci sono due date che vengono mostrate e sinceramente, dato che io non so leggere il giapponese, non so quale effettivamente tra questa e questa sia quella giusta. Ma prima, tra i titoli e questa data, viene mostrato un numero 6. Si diceva in giro, si sentivano delle dicerie che effettivamente parlavano di un qualcosa come 6 film. Guarda caso il 6 è un numero abbastanza evidente in questo
in questo trailer, quindi sospetto anche io che piuttosto che una serie di 25 episodi, avremo una serie da 6 film e speriamo almeno che ogni film duri almeno 45 minuti, perché altrimenti ci sarebbe solamente il suicidio. E è bello notare invece come alla fine del video abbiano inserito il fischio del fischietto che, se qualcuno se lo ricorda, aveva Kari, la sorella di Tai, in alcune serie. Quindi probabilmente lo risentiremo spesso ancora in questa serie. Bene, per questo video è tutto, è una sorta di prime impressioni. Speriamo che si sbrighino a farlo uscire, anche perché è stato rimandato miliardi di volte. Addirittura si diceva che dovesse uscire in questi periodi, invece non è successo. Speriamo che effettivamente questa volta la data sia confermata. E noi ci sentiamo al prossimo video. Questo era semplicemente un breve video impressioni, breve si fa per dire, perché come al solito mi dilungo per nulla. Quindi ci sentiamo al prossimo video. Se vi fa piacere vedere questo tipo di video, ne farò degli altri fatti incentrati in questo modo. Magari parlerò anche di qualcosa che vi potrebbe interessare di più. Comunque, vabbè, era un esperimento anche questo, nella speranza magari che vi interessa. Ci sentiamo alla prossima. Un saluto caloroso a tutti quanti. E non vedo il pallino. Ok, adesso lo vedo. Continuate a seguirmi se vi piace questo canale. E ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti!